Eravamo rimasti a pagina 22. Dipingendo una bella veduta della vera piazza del paese, con la chiesa e le persone che si sono fermate a chiacchierare nella tarda mattinata. Magnani mette anche sulla sinistra, aggiustando a suo piacimento la visuale della realtà, la stessa Villabocchi, figura 34. Cosicché chi guarda la scena bene nella distanza, l'edificio stesso dentro il quale si trova, oppure nella parete vicina, mette insieme nello stesso paesaggio un castello quattrocentesco, una villa neoclassica e una chiesa romanica con un fulminante raccourci temporale. Ma seguendo il lavoro decorativo di Magnani possiamo studiare una ricerca fenomenologica, una ricca, scusate, fenomenologia del Trompe-l'Oeil. Anzitutto troviamo la contraffazione delle materie. Gli stucchi, i marmi, i legni e quindi le cornici dorate, i bassorilievi. Le decorazioni in sporgenza. In un soffitto di Palazzo Magnani a Parma c'è tutta una finzione di legni diversi che formano tutto intorno alla sala una cornice di estrema raffinatezza ed eleganza. Nei finti stucchi a bassorilievo ci troviamo di fronte a una doppia finzione, poiché già gli stucchi sono di per sé una finzione del marmo. Sul soffitto del ridotto nel teatro di Fidenza, al di sopra dei putti in finto bassorilievo di stucco, nel medaglione spargono dei putti veri, figura 2, creando un originale effetto di allucinazione di tipo appunto surreale. Una specie di pittura nella pittura, paragonabile al teatro nel teatro. O al cinema, nel cinema di oggi, che serve da un lato a rafforzare il senso di realtà della finzione prima, ma nello stesso tempo a cancellare con una doppia illusione ogni senso di illusione, e che è un procedimento di manierismo moderno. Ma le complicazioni illusionistiche si moltiplicano. A cavalcioni delle cornici, i putti di stucco giocano con ghirlande di fiori veri, così che si rivela pieno di fascino e di eleganza il contrasto tra il loro pallore e la violenza cromatica delle rose, dei tulipani, delle margherite e dei nasturzi. Lo splendore dei fiori è infatti una caratteristica del Magnani, quasi un segno del suo passaggio. Di profondo ovunque, sporgendo in grandi mazze da base di vetro, scusate, sporgenti in grandi mazze da base di vetro nero o di ceramica blu, pendono in lunghi festoni, abbandonati tra le volute del legno o del marmo, in modo che creino dentro l'artificio delle cornici delle modanature, scusate, dei fregi, un artificio naturalistico, e trasformino i soffitti in fantastiche sale. La finzione poi non si limita agli oggetti, ma si estende agli stili pittorici e architettonici, operando in questa direzione un congiungimento con le necessità e le invenzioni della scenografia. Il manierismo, forse Magnani l'aveva un po' nel sangue, è facile infatti vedere quanto i suoi putti e le sue figure allegoriche e i suoi fregi figurati derivino dal Correggio e dal Parmigianino. Addirittura i giochi di putti nel soffitto del Teatro di Fidenza trovano immediato riscontro con la Camera di San Paolo. Questa, insomma, quasi non è più una finzione, bensì una componente naturale del suo stile, ma il rifacimento degli stili va ben oltre l'omaggio ai nomi locali. Troviamo esempi di pitture pompeiane, classiche, rinascimentali e barocche in una stanza della Villa Bocchi,
Appie 8.000, decorazioni figurate, di stile pompeiano, inquadrano paesaggi tardo-settecenteschi, creando nella voluta dissonanza il fascino dell'ignareale. Allo stesso modo, nella sala del consiglio, bella casa di risparmio, elementi decorativi di vario tipo, manieristi, neoclassici e barocchi, inquadrano i quattro paesaggi romantici, ottenendo qui, oltre all'effetto di dissonanza, anche quello di finzione della finzione. Di finzione nella finzione, scusate. La capacità di adeguarsi agli stili più diversi era in Magnani prodigiosa. Ha scritto di lui Alberto Rondani. Poeta, storico, archeologo, questo pittore ariostesco percorse tutte le civiltà, studiò tutti gli stili. Architettonici e ornamentali, l'egizio, il greco, il romano, il bizantino, il lombardo, il gotico, il barocco, l'arabo, il cinese, il persiano, l'indiano e il russo. A parte l'aggettivo ariostesco, il resto sembra giusto e fa pensare. Anche ad altre opere che sono andate distrutte o a noi sfuggite. Ma è chiaro che lo scopo del Magnani non fosse quello di adeguarsi ai vari stili, sarebbe stato solo un eclettismo da erudito, la dimostrazione di una bravura eccezionale e meccanica. Egli perseguiva invece volontariamente, come abbiamo detto, lo scopo di creare il mondo fantastico, miracoloso e incantato dell'illusione. Pur nella varietà delle maniere, dei tempi e dei luoghi, la sua opera ha una grande unità, l'unità del suo stile, ogni cosa è data a quel livello di eleganza, di raffinatezza, di gusto dell'artificio, di prodigio tecnico, di manierismo ravvivato, di romanticismo senza dramma, che sono le varie componenti del suo stile originale. E se queste finzioni non ingannano nessuno, è perché l'inganno è il soggetto dell'opera. E direi che per il momento ci possiamo fermare qui. Fateci un attimo vedere quanto manca ancora la fine del capitolo. C'è ancora parecchio, figurati. Vabbè, c'è niente fatta roba.